Ragazzi, prima che inizi il video vi voglio ricordare che il 6 dicembre alle 16, alle 18 e alle 20 usciranno i primi tre video del Walkroot della Maledizione di Osiride. Quindi non mancate e godetevi il video. E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui andremo a riassumere brevemente tutti i cambiamenti che verranno attuati con il primo DLC La Maledizione di Osiride. Il DLC è ormai alle porte, oggi è il 5 dicembre e stiamo tutti aspettando con ansia l'uscita di questa nuova espansione. Innanzitutto voglio dirvi che i contenuti saranno scaricabili a partire dalle 17 italiane e che invece i server apriranno alle 19. Sinceramente non so bene quanto possa pesare la patch, dato che alcuni dicono 6 giga, altri dicono che può arrivare fino a 40 giga, quindi non mi sento di darvi una quantità precisa, anche perché io stesso non ne ho idea. Ma ora passiamo a riassumere brevemente tutti i cambiamenti che verranno attuati in questa espansione. Ovviamente per quanto riguarda la storia abbiamo l'elemento di Osiride, i Vex, passati, presenti e futuro, e l'aggiunta del nuovo pianeta Mercurio, su cui troviamo anche il faro con fratello Vance e su cui sono stati aggiunti anche vari eventi pubblici e avventure diverse. Nel faro abbiamo l'elemento della forgia, quindi un posto dove potremmo droppare delle armi tramite delle piccole quest, e su Mercurio in generale avremo la foresta infinita, ovvero un luogo dove potremo avere infinite appunto modalità di gioco. Ovviamente saranno presenti nuove armi esotiche, nuove armature esotiche e nuove mappe del crogiolo. Per quanto riguarda le armi, abbiamo visto che alcune riprenderanno armi presenti già in Destiny 1, anche se con qualche cambiamento. Per quanto riguarda le componenti un po' più tecniche, abbiamo dei piccoli dettagli, quindi nuovi easter egg per quanto riguarda il faro, un nuovo sistema di commercio un po' in generale, un sistema di penalità per chi abbandona le partite competitive, e da gennaio 2018 avremo anche la presenza delle private e di un sistema di ranked, quindi quello che poteva essere per esempio su Rainbow o su Overwatch. Quindi ragazzi, questo era un piccolo riassunto di quello che appunto verrà inserito con il nuovo DLC. Io direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividete, aggiungete a tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la bellissima, seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione, è anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo ci vediamo alla prossima, ciao! E io sono Gaul, per la tua luce.